questo nuovo video. Adesso vediamo di raddrizzare magari la videocamera, se no parte subito male. Ecco, mi sembra già più dritta, scusate. Allora, in questo video haul, altri acquisti fatti al DM. Non ho resistito, purtroppo quel posto è non ci deve entrare, perché come ci entro dico vabbè, vado a fare un giretto perché mi serve una cosa, me ne esco sempre con almeno 30 euro spesi sempre, almeno, insomma, devo sempre prendere qualcosa, quindi a seconda di quanto tempo ho e di che cosa mi attira, di che cosa butto, su cosa butto l'occhio, insomma, mi scappa sempre dentro qualcosa nel carrello, anche perché dopo che ho preso una cosa, ovviamente mi sono tolta lo sfizio, diciamo così, e allora non guardo più magari quelle cose, ne guardo altre e ne trovo altre e ne voglio altre. È tutto così. Vabbè, prima di iniziare vorrei porvi un quesito, perché ultimamente, in questi ultimi 2 giorni, praticamente, non so se si noterà in video, adesso vabbè, non fate caso al trucco che sono un po' sfatta, ma sono anche le 7 di sera, sono arrivata a casa dal lavoro, per cui sono un po' anche stanchina, sono al lavoro, insomma, da stamattina sono uscita di casa alle 7:30, per cui ci sta che il trucco non sia proprio al top. Ecco, non sono stata lì a ritoccarlo, perché, anche perché appunto mi è venuta un'irritazione sotto l'occhio. Non so se vedrà, però ho praticamente tutto l'occhio gonfio in questa parte. Purtroppo mi devo comunque truccare, quindi mi sono truccata, ma non vedo veramente l'ora di struccarmi perché mi brucia proprio un pochettino. Solo che non riesco a capire da cosa è dovuto, perché in realtà l'unico prodotto nuovo che ho inserito nella mia routine, nella routine, cioè la mia routine skincare è rimasta la stessa, alterno sempre un pochettino bene o male gli stessi prodotti. Quindi io non credo che possa dipendere da quello, perché veramente non ho utilizzato nulla di diverso, se non il fatto che ho fatto un impacco con l'idrolato di Licrisio, che però in realtà va benissimo per le occhiaie, cioè è proprio indicato che va bene per le occhiaie, quindi io non credo che non si possa tenere sugli occhi. Ho proprio, siccome avevo particolarmente le occhiaie evidenti, ho preso proprio un batuffolo di cotone, 2 batuffoli di cotone imbevuti di idrolato e li ho tenuti un pochettino in posa sugli occhi, sotto gli occhi. Tutto lì, l'unica cosa che ho fatto di diverso. Però non posso pensare che sia quello. È vero che sulla confezione dell'idrolato e della saponaria c'è scritto di non usare sugli occhi, ma in realtà io l'ho sempre utilizzato, sempre passandolo velocemente su tutto il viso, anche sugli occhi. In questo caso l'ho lasciato proprio in posa. C'è scritto su tutti, diciamo, cioè sia su quello di rosa che su quello di rosmarino, su quello di Licrisio, su tutti i tre che ho io, c'è scritto di non usarlo sugli occhi. Però mi sembrava strano perché comunque invece sul sito c'era scritto che si può usare appunto per le occhiaie, quindi è normale che comunque vai a contatto con l'occhio se lo vuoi utilizzare per curare le occhiaie. Quindi non lo so, io per capire devo per forza tentare un'altra volta, perché sennò non capirò mai se è quello. Ovviamente non lo faccio subito, aspetto che mi guarisca un attimino. Però boh, io diciamo che in realtà sono soggetta di solito a questa cosa, però non così come questa volta, mi sembra un po' diverso, perché proprio avevo quasi anche le borse stamattina, cosa che io non ho mai, e invece era proprio gonfio anche qua sotto, mentre mi capita che invece ogni tanto mi viene un pochettino di irritazione, di gonfiore, soltanto a livello proprio della palpebra inferiore. Quindi boh. Non riesco a capire, la routine, ripeto, è sempre quella. È vero che mi è spuntato qualche altro brufoletto in realtà, è sul viso, che di solito non c'è. Brufoletto qua, un brufoletto qua, un brufoletto qua, un brufoletto qua, un altro che è andato via. Non è proprio messa benissimo sta pelle in questi ultimi 2 giorni, però. E non so da cosa possa dipendere. Magari lì può dipendere che sono post ciclo, quindi comunque. No, però è finito da qualche giorno, quindi non sono imminente al ciclo, è già passato qualche giorno dalla fine del ciclo, quindi mi sembra strano. Non sono in pre. Cosa può essere successo? Mi domando io. Forse magari la temperatura che sta cambiando, la mia pelle inizia anche lei a cambiare a causa di quel pochettino di caldo che iniziamo ad avere. Non lo so, secondo voi ragazze, cosa è successo? Fatemelo sapere se per caso qualcuna di voi è più esperta di me in queste cose e ha una spiegazione per vedere i miei acquisti succulenti. Dicevo, quando vado da DM, purtroppo
purtroppo non riesco a non tornare a casa con qualcosa. E questa volta, insomma, mi sono sbizzarrita. Non sono stata sui soliti Alverde e Balea, che sono, diciamo, le cose che acquisto principalmente, ma mi sono sbizzarrita un pochettino perché ho notato, e prima non ci avevo assolutamente guardato, che alcuni prodotti costano meno anche rispetto ad acqua e sapone e Tigotà. Per cui ho buttato proprio un occhio a quelli due o tre marchi che so di trovare in entrambi i posti, per cercare di capire dove mi può convenire effettivamente andare ad acquistarli se mi servono. E qualcosa ci è scappato dentro. Allora, tiro fuori dal sacchetto un po' a caso, in modo che. Ecco, una cosa che non. È, non la prima cosa che ho preso, ovviamente ero davanti al reparto mini size, e in previsione del nostro viaggio in Thailandia, ho acquistato questo, che è carinissimo, che è praticamente come si dice, il disinfettante per le mani tipo Onkina, praticamente, però ovviamente di Balea, e l'ho acquistato con questo porta disinfettante carinissimo da attaccare allo zaino. C'erano due versioni, una con il lampone che aveva la confezione rosa e questa qua con il gatto che è rossa, c'è scritto Be Cool. Piuttosto che rosa, che sì, mi piaceva di più l'idea del. Mi è venuta una fiacca sul piede, cazzara, adesso inizia il periodo delle fiacche, vabbè. Dicevo, mi piaceva di più come profumazione l'idea di avere quello al lampone, però poi una volta che finisce e devo magari andare a sostituire, mi ispirava molto di più questo qua con scritto Be Cool rosso, che appenderò poi al mio zaino perché siamo in giro, è comunque uno zaino, un viaggio zaino in spalla, siamo in una città molto 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 sporca, con un sacco di inquinamento, dovremmo prendere dei mezzi pubblici, per cui ho pensato che questo poteva essere comodissimo da appendere proprio all'esterno dello zaino, per entrambi ovviamente, sia per me che per il mio amoroso, lo appenderò sul mio, da tac, schiacciare e disinfettare le mani. Questo l'ho pagato, andiamo a. A trovarla, gel detergente Space Cat 50 ml 1,99 euro. Esattamente, eccola qui: 1,99 euro. Gli ingredienti non so se vi interessano, ma è un gel. Metterà a fuoco? Io, se sto qua a far mettere a fuoco tutti gli ingredienti, così viene notte. Quindi, vabbè. Comunque sul sito li trovate, credo, tutti gli inci, ma vabbè, un gel detergente comunque. Niente di drastico, insomma, non si mette sul viso, per cui è per le mani. Ed è così, è carinino, no? Bellino. Prima cosa. Poi era un po' che la guardavo ed ero molto indecisa e alla fine ho deciso di prenderla. È troppo carina, mi piaceva. Ed è praticamente questa spazzola massaggiante. Io l'ho pensata per le gambe, per fare dei massaggi, diciamo, anticellulite sulle gambe. Esistono anche di diversi tipi, con per esempio la cosa che gratta, con proprio tipo proprio spazzola, con le cose più fini, magari anche di pelo, di non so che cosa, che graffia un pochettino. Mi dava l'idea appunto che quella là, fatta così, potesse graffiare un pochettino di più la pelle. E siccome io soffro tantissimo di capillari sulle gambe, volevo evitare questo problema e ho pensato che forse questa era un po', avendo questi qua così grandi, era un pochino più delicata. Io non lo so, però mi ispirava. C'è scritto: adatto per massaggi benefici su pelle umida o asciutta. Le sue palline scivolano dolcemente sulla pelle e si adattano flessibilmente alle zone del corpo. Un utilizzo regolare può migliorare la circolazione sanguigna della pelle. Una fascia elastica provvede ad una tenuta ottimale durante il massaggio. Modalità d'uso: la parte superiore è estraibile così da poter pulire le palline dopo il massaggio con acqua calda e uno shampoo dolce. Alla fine asciugare le due parti del massaggiatore. Vabbè. Insomma, mi ispirava. Magari apriamolo, dai. Questo l'ho pagato, forse è la cosa che ho pagato di più. Cos'è? Dove sta scritto? Non
lo trovo. Col Lizza con pezzo 4,99. No, si può essere, eh? No, 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 ho detto una stupidaggine, non è questo. Allora, eccolo qui, Ebelin, cuore massaggiante, 3,99, in più c'era lo sconto di un centesimo, non so come mai, perché vedo che sotto arrotondamento di un centesimo, vabbè. Il prodotto è questo. Ok, questi sono di boh, silicone. Qua c'è l'elastico, effettivamente bello comodo. Non so in che modo si sganci questa parte per pulirla, però c'è scritto che si sgancia per poter andare a pulirla. Non vorrei romperlo subito prima di utilizzarla, quindi lasciamo perdere. Me la studierò e poi vedrò. E boh, vediamo. Non lo so, non ne ho idea. Guardate, sono curiosa anch'io di provarla. Però ho detto per 3,99 euro, dai, ci sta. È anche carina così, colorata. C'era in due varianti colori. Ho scelto questa. E vabbè, proveremo e vi farò sapere. Era veramente un po' che l'addocchiavo. Mi sono decisa, avevo paura probabilmente di non prendere altro. Invece, man mano ho riempito il carrello, come al solito, arrivo alla cassa che dico, oddio, e adesso cosa tolgo? E dico, vabbè, non tolgo niente. Poi ho preso in versione mini size, vi dico subito una cosa: le mini size le ho pensate per la vacanza. Perché? Perché avendo sempre questo da fare questo viaggio zaino in spalla, e dovendo prendere tanti aerei. E quindi dovendo essere comodi per spostarci, abbiamo deciso appunto di prendere solo il bagaglio a mano, quindi di fare un solo zaino che ci deve fungere da bagaglio a mano. Non so come farò, perché comunque sono 7 kg, neanche 10, e 2 settimane con tutto quello che mi serve lì, non so come farò veramente. Però proprio in previsione di questo e pensando al fatto che non mi potrò portare tutti i miei prodotti, ma comunque mi servirà avere qualcosa, che siano i solari, che siano, come si dice, insomma, detergente, una crema, un dopo sole, insomma, qualcosa mi servirà. Qualcosa comprerò là sicuramente. Però qualcosa volevo portarmi già da casa, perché metti che là poi non riesco a trovare le confezioni delle dimensioni corrette da potermi portare dietro, è un casino. Cosa faccio poi? Sto dopo 2 settimane senza solare, o me lo compro ogni tappa che faccio perché lo trovo soltanto grande e non me lo posso portare dietro? Mi sembra un po' un'assurdità. Per cui ho detto preveniamo e muniamoci di qualche prodottino in versione mini size, in modo che me li posso portare dietro, male che vada. Per cui in quest'ottica, un po' come ho già preso nel video che non so se caricherò prima o dopo di questo, ma però l'ultimo haul di acquisti fatti alla Lidl, avevo comprato a 50 centesimi, quindi una cacchiata, la crema solare della Shein con protezione solare 30, che so che non ha un buon inch, ma è l'unica cosa che ho trovato, diciamo, per un momento piccolina così. Ah, con la stessa logica ho preso due o tre cosette adesso che vi mostrerò. Una di queste è un gel di balea, un gel detergente viso, rinfrescante con estratti di loto. Sono 20 ml, applicare al mattino e alla sera, sciacquare con acqua calda, bla 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 bla. Insomma, un detergente rinfrescante, mi piaceva l'idea di che sia rinfrescante visto che andiamo in un posto molto caldo. E 20 ml, insomma, mi potrebbero bastare i primi giorni, insomma. Sicuramente userò qualcosa solo sotto la doccia, per esempio, per lavare, visto che non mi truccherò, e un pochettino più specifico questo invece la sera prima di andare a letto. Adesso vediamo. Insomma, comunque ce l'ho e me lo porterò dietro sicuramente, perché non mi potrò portare dietro praticamente nulla. Questo, balea, 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 20 ml. Adesso dobbiamo andare così a cercare. Balea, gel detergente viso rinfrescante 20 ml, 0,69. Dai, che non lo prendo. Questo sì, 0,69 ci sta. Poi ho preso. Sono fissata con gli spray corpo ultimamente, quindi siccome non mi fanno impazzire le creme, non mi fa impazzire l'idea di starmi a spalmare le robe.
Mi sono fatta prendere dagli spray, ne ho già acquistati diversi. L'ultimo haul ne avevo acquistati uno spray e un olio bifasico, così come ho acquistato tutti e tre i gusti di spray corpo sempre idratante, della Tropical Summer di sempre di Shein da Lidl. E allo stesso modo mi sono lasciata tentare da questa. Era in promozione, non so, in promozione, comunque un prezzo molto basso rispetto magari a questo prodotto di altre tipologie. Mi ha incuriosito anche perché non è crema, ma è proprio liquido liquido. Quindi non è come quelli, per esempio, appunto della Summer, Tropical Summer, che se tu spruzzi è molto comodo perché lo spruzzi, ma esce comunque una sorta di liquidino bianco, diciamo, che si deve poi spalmare. Questo è proprio liquido liquido. E dice Balea spray corpo al profumo di lampone e lici 200 ml, lo spray con profumo dolce fruttato dona una fresca sensazione estiva. Dice niente di che. Uso spruzzare sul corpo da una distanza di circa 15 cm. No, spruzzare sul abbigliamento, negli occhi, bava, e insomma niente di che. Questo ho pagato, vediamo, sono 200 ml. Non è i fiori di Tiare, non è questo, non è questo. Spray corpo lampone e lici 1,99 euro. Ma sì, dai, ci può stare. La scadenza, ricordiamoci che questi hanno, non hanno PAO, ma hanno scadenza, è giugno 2020, non credo che ci arriverà. E buonissimo, buono e fresco. Io credo che questo non sia un granché idratante, come tipo di, allora, acqua, alcol denaturato, cocco, glucoside, pantenol, parfum, eccetera. Sì, sono profumazioni e mica tanta roba. È proprio una cosa semplice, semplice, semplice. Però, e pensavo anche di utilizzarlo, visto che appunto non mi posso portare niente di questo tipo, quindi non posso portarmi. Ah, però potrei portarmi il mio Fix Plus piccolino, non ci avevo pensato. Sì, perché stavo pensando che, per esempio, per i capelli ho preso un olio che poi travaserò in una cosa piccolina. Vabbè, ve lo dico quando arrivo lì. Stavo pensando, non mi posso portare dietro niente da spruzzarmi, quindi il mio Fix Plus da spruzzarmi di giorno o niente di quel tipo lì, ecco, di acque idratanti e rinfrescanti, perché hanno tutto il formato grande. E invece no, ho detto una cazzata perché mi posso portare il mio Fix Plus piccolino. Esattamente, sì, credo che mi porterò questo, che quanti ml sono? 30. Sì, perfetto. Però insomma mi incuriosiva, costava pochino e quindi insomma ho questa passione adesso per queste, che poi lo puoi usare anche come profumo, quindi io molto spesso uso il deodorante come se fosse, diciamo, acqua profumata e l'acqua profumata come se fosse profumo, quindi tutto corpo, diciamo così. Poi, non so perché, adesso mi sono fissata pure con le saponette ed è una cosa che non va assolutamente bene. Di Alverde, quindi marchio bio DDM, ho preso la saponetta alla verbena. Verbena e avevo letto, aspetta. Verbena e limone. L'odore è divino. A parte che l'odore mi sembra quello più del limone e del limoncino, perché noi qua in giardino abbiamo proprio la pianta di limoncino ed è tantissimo uguale a questa cosa, un po' di citronella, limone. Quel profumo lì è praticamente uguale. Vabbè, comunque mi ha incuriosito perché diceva: vabbè, Alverde saponetta vegetale con verbena bio, sapone preparato in maniera tradizionale, arricchito con oli naturali di limone e arancia, libera la pelle dalle impurità e favorisce la rigenerazione cutanea. Elevata percentuale di glicerina vegetale idrata le mani proteggendole dalla secchezza. Quindi io in realtà pensavo proprio di utilizzarlo sul viso più che sulle mani, ma in realtà
Neanche, cioè l'ho pensato da mettere proprio lì in bagno nel portasaponetta. Ne ho una schifosa di quelle bianche orride da vedersi, ma che voglio consumare, che tra l'altro non usiamo mai perché usiamo il sapone liquido. Forse aver qualcosa di più carino, di più colorato, di più profumato può invogliare di più ad utilizzarla. In più, sapendo che appunto mi dice che va bene, insomma, per la pelle la purifica, a maggior ragione magari mi invoglia di più. Quindi vi diremo, intanto il profumo mi piace tantissimo. E questa l'ho pagata, vediamo. Sapone, verbena e limone, 0,99. Ottimo, ottimo. Poi, mi sa che mi sta per finire la batteria. Credo che da un momento all'altro farà puff e mi abbandonerà. Però finché dura andiamo avanti. Allora, ho preso, parlando appunto di protezione solare, delle diverse protezioni solari in versione appunto più piccola che ho trovato. Io cercavo qualcosa di specifico per il viso, purtroppo sia quella che ho preso di Lidl, protezione 30 piccolina, ovviamente è una roba molto spartana, quindi andrà benissimo sul corpo e lì non mi faccio problemi, ma per il viso ho pensato se non dovesse andare bene, calcolando che io tra l'altro mi porterò pochi trucchi o niente, devo stare con una pelle di merda tutta la vacanza. La cosa non mi sconfinferava più di tanto, quindi sicuramente mi prenderò qualcosa di pratico che mi userò la sera, magari quando se usciamo così. Dicevo, sempre in previsione di questo viaggio e del fatto che ci possiamo portare cose piccole e, come si dice, proprio come formato, diciamo, da viaggio, mi sono munita appunto di creme specifiche per creme solari specifiche. Io ho scelto una protezione 30 perché la 50 comunque mi sembrava esagerato. In realtà credevo di averla già a casa, poi invece non ce l'ho, però vabbè, ho detto basta una 30. Però dicevo, siccome quelle, diciamo, piccoletta che ho comprato, che ho già comprato di Shein da mettere su tutto il corpo, il rischio è che non possa andare bene per il viso. Perché questo? Perché comunque mi porterò il minimo essenziale proprio, quindi giusto qualcosa che può essere magari un fondotinta in polvere da mettere la sera giusto per uniformare, una BB cream, un po' di blush, il mascara per dire. Di giorno ovviamente metterò la crema solare, e ho bisogno di qualcosa che non mi faccia lucidare, visto che ho comunque la pelle mista, tendente anche al grasso in questo periodo in realtà. Tra l'altro, proprio mentre 2 minuti fa scaricavo i video sul PC, ho guardato qualche anteprima dei vecchi video. Madonna, ci sono dei video in cui sono non lucida di più. Mi si vedono le rughe della fronte, mi si vedono tutte le minime imperfezioni. Mi sa che devo cambiare qualche impostazione come si dice, della fotocamera, perché viene fuori proprio tutto, cioè i colori non sono così fedeli, ma i difetti, le imperfezioni, i punti neri, le rughe, quello si vede tutto, l'unto, cioè c'è un video che veramente sto seriamente valutando di non pubblicarlo e di rifarlo, perché non sono unta di più. Vabbè, tralasciando quello, ho trovato questa, che mi ha incuriosito parecchio, perché è sempre della linea DDM, si chiama Sun Defense, no, Sundance, sbagliato. C'erano tantissimi tipi di solari per i bambini, per le pelli secche, protezione 10, 50, gli spray, c'erano veramente tutti i tipi di tutti i colori e a prezzi modici. Quindi se io avessi avuto la necessità di prendere qualcosa per tutta l'estate, per una vacanza dove potevo portarmi dietro le cose che volevo, sicuramente avrei adocchiato anche altre cose. Ma in questo caso, ho guardato un pochettino, ma volevo un olio, uno spray, per esempio, al posto che la crema, ma erano tutti grandi, quindi non l'ho trovata. A una certa ho visto questa. Mi ha stupito matte. Quindi sicuramente è per il viso, nel senso che comunque quando si richiede un prodotto matte è perché serve per opacizzare il viso. Ho visto che la protezione era perfetta perché era la 30, non c'era 50, se no magari ci avrei fatto un pensierino.
E cosa dice questa, di questa crema? Sundance, crema solare opaca, SPF 30, 50 ml, protezione alta dai raggi UVA, UVB ed infrarossi, per viso e décolleté, opacizzante non unge, ideali per pelli miste e grasse, resistente all'acqua, vabbè, quello è sempre, vabbè, non comedogeno, utilizzo applicare abbondantemente prima dell'esposizione solare, riapplicare più volte durante il giorno, specie se si suda o si fa il bagno, insomma le solite cose che ti dicono sempre. Non rimanere troppo al sole, insomma ti fanno tutta la loro tiritera per quanto riguarda appunto il sole e come comportarsi sotto il sole. A me ha incuriosito non poco perché è veramente, veramente, veramente difficile trovare una crema specifica. Per il viso opaca solare. Io per il momento non ne ho trovate, ne ho fatte passare veramente tante, nel senso che sono andata più volte a guardare, ma o il formato comunque era grande, quindi difficile trovarle piccoline, trovarle con la protezione che vuoi, trovarle bio. Ovviamente non è bio, perché comunque l'inci, vabbè, ve lo lascio per informazione, che così gli date un'occhiata, se siete più esperte di me, fate sapere a tutti quanti com'è l'inci in modo che ci diamo dei consigli, quindi stoppate in quel momento e leggetevelo con calma e fatemi sapere. 2,99 euro, cioè, parliamone, mi sembrava una sciocchezza lasciarla lì. Magari non funzionerà, non andrà bene, però almeno l'ho provata e mi sono fatta un'idea. Quindi io sono veramente, veramente curiosa. La scadenza 2020, anche lì mi sembra strano, ma vabbè, non vorrei aprirla per far partire, anche se... Vediamo. Dai, la apro, tanto manca un mesetto. No, è una crema, perché mi era venuto proprio il dubbio che fosse colorata. No. Crema si presenta così, vediamo come si stende. Faccio questa prova in diretta con voi. La crema di crema solare, sa l'odore? A me non fa impazzire. Sa proprio di crema solare. Si è già asciutta, è proprio stata velocissima, facile e veloce assorbimento. Bella. Devo dire che così di primo impatto non mi dispiace. Se dovesse andare bene, la terrò anche come, diciamo, crema notturna, notturna sì, crema invernale magari per magari le belle giornate d'inverno quando ci sono, vabbè, siccome comunque si consiglia di mettere sempre la protezione solare anche d'inverno, io non lo faccio sinceramente perché è già tanto che metto la crema, per cui mi sembra un po' troppo poi mettere così tante cose, quindi d'inverno non la metto quasi mai, inizio a metterla in primavera ma solo se esco. Se no, no, metto la crema normale. Tra l'altro, sempre di questa linea, c'era anche proprio tutta una linea per l'inverno, quindi erano molto molto carine anche quelle, erano ancora più piccoline, con sia la 30 che la 50 e sul tappo praticamente c'era anche un roll-on per le labbra, per idratare le labbra e per proteggere anche le labbra. Era molto carina, molto interessante, però costava forse un pelino di più, ma neanche, più o meno il prezzo era quello, però era più piccolina come formato perché erano 20 ml, mi sembra, o 30, mentre queste sono 50, quindi ho preferito optare per questa che poi era specifica matte, quindi meglio per il mio tipo di pelle. Poi, più avanti, vedete, poi succede tutto così, che vedo una cosa e va più avanti ne vedo un'altra che forse potrebbe interessarmi di più e fare più al caso mio, però mi dimentico di quello che ho già buttato nel carrello, quindi è come se una volta che li ho buttati dentro, stop. Comunque, dicevo, più avanti ho trovato invece questa. Questa l'ho acquistata perché in realtà ho sentito che è molto difficile reperirle, nel senso che la Geomar si trova un po' ovunque, però la linea bio in realtà è un po' difficile. Effettivamente io ho girato un pochettino perché ero incuriosita e non le avevo ancora trovate. Non so se forse più avanti, non lo so, però in realtà siamo a fine maggio, per cui boh. Cercavo sempre appunto un qualcosa a formato viaggio, quindi sotto ai... In realtà queste sono 100 ml, ma il 100 ml è proprio il limite, che fosse
fosse, visto che quella là sì, l'ho presa, costava 50 centesimi, non ci ho speso nulla, voglio dire, si poteva provare, non potevo lasciarla lì per 50 centesimi, visto che era comunque quel formato piccolo che a me serviva ed era la protezione 30, ho detto per il corpo va più che bene. Quando però ho visto questa della Geomar linea bio, formato appunto da viaggio 100 ml, protezione 30, certificazione biologica, ho detto no, la voglio, la prendo. Perché comunque, tra l'altro stavo guardando un attimino per l'Inch, hanno 6 mesi, questa bisogna consumarla velocemente. 6,90 euro, non è pochissimo, è la cosa, ecco cos'è la cosa che ho pagato di più di tutta la spesa, però è anche la cosa più preziosa, tra virgolette, quella cosa che si sa che costa. Ecco, non potevo trovare, credo, un solare di questo tipo e con questa certificazione a un prezzo minore di questo. Credo che sia impossibile. Se lo è, vabbè, fatemelo sapere che la prossima volta, insomma, saprò su cosa andare a parare. Però, insomma, credo che vada più che bene. 6 mesi, altro che, lo consumerò perché, comunque, pensandoci bene, 100 ml in due, sotto sole 2 settimane, hai voglia. Quindi questa è, diciamo, una prevenzione per avere un qualcosa che io posso portarmi. Poi che ne so, la compro là e questo mi finisce per dire, apro e magari travaso. Adesso non so, insomma, inventerò qualcosa in ogni caso. Comunque intanto ce l'ho e questa. E questa verranno con me. Così come verrà con me il gel d'aloe come dopo sole, che anche lì ho trovato una confezione piccolina, ma quello ve lo mostrerò in un altro haul. Poi andiamo avanti. Ah, sempre per il sole, così rimaniamo in tema. Ho preso sempre della linea Sundance anche questo stick per le labbra. Non ho mai pensato di idratare e cioè di proteggere le labbra sotto il sole, sinceramente. Non è una cosa veramente a cui non ho mai pensato, mai 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 mai. Però, già che adesso sono in fissa, ho detto ma sì. Questo costava, non costava tantissimo, aspettate che ve lo dico, 1,29 euro per 4,8 grammi, quindi comunque fattibile, non è che ho speso chissà che. E vediamo se ha qualche indicazione in italiano, perché tra l'altro notavo che i prodotti adesso, oltre, prima avevano l'etichetta attaccata sul prodotto, tipo così, per farvi intendere. L'etichetta extra che hanno attaccato così sul prodotto, un po' come i prodotti della Essence per dire, farvi capire per quanto riguarda il make-up. Adesso invece molti li hanno proprio rifatti, quindi il packaging esterno ha la dicitura in italiano. Yeah! Meno male. Anche se anche l'etichetta così, insomma, non era male, perché poi magari c'è sulla confezione di cartone esterna, ma non sul prodotto in sé. Quindi a me piace avere la descrizione del prodotto. Quindi cosa facevo di solito? Staccavo quella dal cartone, l'attaccavo sulla confezione di plastica in modo che poi il cartone lo potevo buttare. Vabbè. Ho voluto prendere, anche se appunto non c'entra niente col bio, con le creme, con lo skincare, non c'entra proprio niente, però era in offerta questa colorazione di L'Oreal Colorista Washout. Io in realtà volevo prendere per l'estate, prima di andare al mare, la colorazione, come si dice, rosa, perché l'hanno fatta due mie colleghe che hanno i capelli decolorati, una è proprio bionda, l'altra ha i capelli decolorati più di me, e gli è uscito un colore pazzesco che andando poi a scaricare, ha scaricato molto bene e bellissimo, quindi da un rosa fucsia molto intenso. Ha praticamente un rosino pallido andando a schiarire, che però è proprio la tonalità che mi piace. Ho visto che questa era in offerta a, aspettate che adesso non mi ricordo, comunque 4 euro qualcosa, 5 euro mi sembra. Dov'è? Non c'è neanche. Ah sì, ok, 4,99. Calcolate che questa solitamente costa 7 euro, 9 euro, dipende da dove l'acquistate. In certi posti, ad Acquasapone per esempio, l'ho vista a 9 euro, un'altra parte l'ho vista a 7,99. L'ho vista a appunto 4,99, ho detto ma sì, dai, ci sta.
Questo in realtà è quello che dura una settimana, quindi qua dice 2-3 shampoo. Rieccomi, questo video sta affrontando più difficoltà del previsto. Continua a essere interrotta, nel frattempo fuori si è fatto buio. Adesso cerco di muovermi, ragazze, ve lo prometto. Dicevo, ho trovato questa in offerta, quindi ho voluto acquistarla e la proverò. Non è di quelle che durano tanto, quindi questa è una cosa che un po' mi dispiace. Però ero proprio curiosa, quindi voglio vedere come esce il colore, voglio vedere quanto dura e insomma, il mio intento è di prendere di quella che dura un pochettino di più. Però insomma, iniziamo a vedere come ci troviamo con questa. Poi ho preso due prodottini di Balea. Della linea Q10 che io ho preso praticamente di questa linea il siero con cui mi sono trovata molto 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 bene ed è quello che sto utilizzando in questo periodo che alterno a quello di Omnia invece equilibrante. Costava veramente poco questo prodotto, quindi ho detto ma sì, dai, prendiamolo. Adesso vi dico il prezzo. Ce la posso fare, eh? Dov'è? Non lo trovo. Allora, Balea contorno occhi al Q10, 15 ml, 1,99 euro. Ai livelli di Lidl, visto che sono rimasta così, non so se avete visto il video, l'ultimo video di Lidl, che ho preso praticamente tutta la collezione Tropical Summer, ma mi è rimasto il pallino di contorno occhi, al melograno e alla rosa, ma andava bene qualsiasi, visto che li voglio entrambi, ho detto 1,99 euro. Li voglio provare tutte e due perché ho sentito comunque ottime recensioni. Ho detto siamo a quei livelli. Mi era rimasto il pallino del contorno occhi economico. In più, comunque, questa linea mi piace perché appunto ho già provato il siero e quindi ho buone speranze. Diciamo così, packaging essenziale, insomma, sempre molto, molto carino. Rinforza e rassoda senza profumo. Applicare mattina e sera sulle zone contorno occhi, picchiare delicatamente. Vabbè. Adatto anche portatore di lenti a contatto, ideale come base make-up, quindi direi ottimo. Rinforza e rassoda, dice, con complessi di omega e vabbè, Q10, quindi crema antirughe, visto che comunque in questa zona è la zona praticamente più secca che ho del viso, anzi non è mai secca, a parte ogni tanto qua intorno al naso e il contorno occhi, per il resto, come si può benissimo vedere da i numerosi video in cui vengo fuori lucidissima e schifosissima, ho una pelle mista, che tende comunque a lucidarsi parecchio. Gli occhi però mi seccano molto, spesso e volentieri, quindi speriamo che questo sia un buon prodotto. Ho veramente tante tante aspettative. Ma oddio, 1,99 euro, insomma, sapete che aspettative. Vabbè. Mi ha incuriosito anche la crema, l'avevo vista anche l'altra volta. E questa signorina con questa pesca sotto e questo Q10 così dorato, effettivamente mi incuriosivano. Però avevo preso altre cose, quindi non l'avevo mai presa. Attratta anche dal fatto che è una crema in barattolo, cosa che io praticamente non ho mai preso, non ho mai acquistato perché ho tutte creme in tubo che in realtà le preferisco per questioni di igiene, ma ero anche curiosa insomma di avere un qualcosa in barattolo perché le cose in barattolo sembrano sempre più preziose, non so perché. Questa ha un bellissimo barattolo in vetro, ha tra l'altro vabbè, scadenza 2020, quindi mi piace un sacco questa cosa che hanno sempre scadenze molto prolungate nel tempo. La confezione è questa, essenziale ma carina. E questa qui l'ho pagata Balea crema antirughe Q10 50 ml, 1,99 euro anche questa. Cioè io sono rimasta così, infatti è stato il prezzo che mi ha spinto poi ad acquistarle perché costa veramente poco. 50 ml, 1,99 euro, ragazze, quando mai? Dove? Dove? Ditemi dove. In più, comunque, Balea è un buon marchio, nel senso non ha degli inci schifosissimi. Qua adesso vorrei farvelo vedere. Ah, questa è una di quelle confezioni che ha la scritta in italiano, forse.
Mi sembrava. No, non è vero, cazzata. Quella in parte questa ce l'ho in italiano, questa ce l'ho ancora qua attaccata. Crema energizzante Q10 con effetto antirughe, 50 ml, idrata, protegge, rafforza la pelle. Applicare mattina e sera, bababababa. L'inci che ci tengo, dove sta? Qua sotto. Non lo so, non ci capisco niente, meglio ve lo faccio vedere a voi. Eccolo qui. Io l'unica cosa che so degli inci è che non devono contenere petrolati, petrolchimici, come si dice, siliconi, quelle cose lì. Anche se in realtà poi comunque utilizzo anche dei cosmetici che hanno i siliconi. Anche se è vero che molto spesso i siliconi presenti nei cosmetici sono siliconi volatili, quindi non sono siliconi che poi restano sulla pelle, penetrano nella pelle, ma restano solo a livello del derma, non dell'epidermide. Per cui, come dire, una volta che ci si lava bene la faccia, secondo me, ovvio, se metto una crema con i siliconi, no, ma per quanto riguarda il make-up non sono così fiscale. Comunque, ecco, io non so l'inci, però guardateci voi e fatemi sapere. Per il prezzo direi che valeva la pena di provare, con tutte le varie schifezze che ci mettiamo addosso sempre, direi che possiamo anche provare questa. Poi ho preso due maschere perché erano in limited edition, quindi sapete che quando ci sono le limited edition mi faccio invogliare facilmente. E in questo caso sono sempre di Balea. Avevo detto che non mi ero concentrata su altro, sì, vabbè, qualcosina, ma... sì, ho ampliato le mie vedute più che altro, che non so se è un bene. Allora, queste sono appunto due limited edition per Jade Haute, che sinceramente non ricordo che cosa voglia dire, ma le ho prese perché erano edizione limitata. Erano sulla frutta perché una sono cocco e ananas e l'altro è mango e non lo so, adesso ve lo dico. Allora, maschera per il viso con profumo tropicale. Già divisa in due, che è una cosa intelligentissima, per tutti i tipi di pelle, con acqua di cocco, estratto di ananas ed olio di mandorle, per rendere la pelle setosa e luminosa, per tutti i tipi di pelle, quindi forse è normale Jade, non lo so. L'altra invece, Balea maschera al tè verde e mango, per tutti i tipi di pelle, la formula arricchita con pantenoli, vitamina E, idrata la pelle, ha un effetto lenitivo e contribuisce a proteggere la cute dagli agenti esterni. Belline, mi incuriosivano. Queste pagate una a 0,49 centesimi e l'altra 0,49. Sì, 0,49, quindi meno di 50 centesimi, voglio dire. E sono 16 ml, 8 e 8, 16 ml in tutto. Però ci sta, nel senso, per una volta, anzi, non sprechiamo neanche prodotto, dai. Ok, poi, cosa ho preso? Ah, un'altra mini size. Era un po' che l'addocchiavo e non l'avevo mai presa perché secondo me non conveniva, ma ne ho sentito parlare talmente tanto, mi è uscita talmente tanto dalle orecchie e l'ho vista talmente tanto, sono stata lì lì per prenderla talmente tante volte che a sto giro finalmente l'ho presa, così non ci pensiamo più. Ed è la famosissima crema corpo di Alverde alla noce di macadamia. Alla noce si dice, sì, noce di macadamia e al burro di karité. Questa è un 50 ml, quindi comunque neanche pochissimo. Non so come facciano a stare 50 ml qua, che 50 ml dovrebbero stare anche qua. Non ne ho idea, sinceramente. Ogni tanto mi... Come queste qua, una 50 e l'altra 100. Ditemi voi, mi sembrano uguali quasi. Vabbè, i formati io veramente non li capisco. Comunque, questa secondo me costa un po' per essere una mini size, perché adesso la andiamo a cercare. Dov'è? Alverde. Non c'è neanche. Impossibile. Ah, ecco, Alverde, burro, corpo, bla bla bla. Qua c'è scritto 200 ml, 1,19 euro, ma questi non sono 200 ml. Burro, corpo, noce.
magari te deve essere per forza questo. 1,19 euro. Io sì, effettivamente ho visto segnato 1,19 euro, se non sbaglio, per questo prodotto. Però mi fa strano che qua ci sia segnato 200 ml, mentre in realtà sono 50 ml. Comunque, quella grande da appunto 200 ml costava tipo 3 euro, una cosa del genere. Quindi diciamo che in proporzione questa non conviene così tanto. Però quella grande è fin troppo grande. Quindi io per provarla ho preferito quella piccolina. Un po' attirata dal packaging così piccolino e così pratico. Un po' per il fatto appunto che quella grande mi sembrava troppo grande e io non sono un amante delle creme corpo. Però questa mi incuriosiva troppo, un burro corpo mi incuriosiva e quindi ho voluto insomma prenderla per provarla, anche sempre nell'ottica del viaggio. Quindi magari anche questa me la porto dietro come crema corpo da mettere la notte magari, o se ho bisogno ancora di più idratazione di quella rispetto all'aloe, insomma. È comunque una crema sempre comoda, ecco, da avere dietro. E il formato così sicuramente è molto più carino rispetto a quello ingombrante grosso della crema grande, che non saprei neanche dove cavolo mettermela in questo momento. Anche se, ripeto, economicamente parlando, non conviene questa, perché comunque 1,19 euro contro i 3, 2,99 forse era, o 3,99. Adesso non ricordo di preciso, però mi ero fatta il calcolo nella mia mente velocemente, ho detto cavolo, però 200 ml conviene di più. Però alla fine ho deciso e ho optato per questa. Sai, quelle cose che dici 1, 2, 3, prendo, non prendo, prendo quella, prendo questa, è andata, ciao. Poi ho preso un'altra mini size che mi incuriosiva, anche questa probabilmente è una di quelle cose che pensandoci dopo dici, ma perché? Però anche di questa mi piaceva molto il packaging così, se riesco a togliere sto adesivo e metterlo dietro magari anche meglio. Allora, questa è una crema al profumo di ribes e melone. Cioè, ribes. Ideale per il viso, per le labbra ed il corpo. Questa cosa mi ha un po' incuriosito perché ho detto, ma che cavolo è, scusami, viso, labbra e corpo? E quindi mi aveva un po' incuriosito. Quindi è una di quelle cremine da magari da tenere in borsa un po' tuttofare. Adesso vediamo se riesco a staccarla da qui, senza fare un casino e avere il cosino bello pulito, perché mi piaceva proprio la scatolina, anche da riciclare volendo. E questo l'ho pagata, adesso ve lo dico, sì, comunque sono riuscita a staccarlo. Questi sono 30 ml, non esiste grande, credo che esista soltanto proprio così. Carino, c'è scritto I take care of you. Ah, love sarà qua. Vabbè, insomma, questa qui. E questa l'ho pagata 99 centesimi. Sì, questa poteva starci dai 30 ml, 99 centesimi ci può stare. Io voglio aprirla con voi. La scadenza dove sta scritta di questa? Adesso vedi che l'ho appena coperta. L'ho appena coperta con l'adesivo? No. Poi non c'è scritto. Ah, ecco, scritto al lato. Scusatemi. 2 2020. Hai voglia. Dai, questa apriamola. Sono curiosa. Se non mi si apre, rompe tutto prima. Infatti, l'ho fatta cadere. Cazzo. Ho fatto un disastro. Bene. Comunque molto liquida. Vediamo. Adesso c'è il cosino, no? Sa di. L'odore non è gradevolissimo al momento. Non riesco a capire. Sì, un po' di ribes, sì. Questa mi sa che è più idratante. Come se fosse una sorta di Nivea. Ma la Nivea si può mettere sul viso, sapete che non lo so. Vabbè, comunque la proverò e vi farò sapere. Ribes e melone. Sa un po' di sapone, secondo me, più che di ribes e melone. Vabbè, è andata, l'abbiamo provata, dai. Togliamoci il pensiero.
Ultimi prodottini, cosa abbiamo preso? Ho preso un deodorante, sapete, Dio sapete, sì, ne ho, praticamente ogni volta che sono andata più o meno ho comprato un deodorante. Ho preso sempre quelli spray, uno per esempio l'ho già finito, perché comunque lo, secondo me non durano tantissimo, c'è da dirlo, costano poco ma non durano tanto. Io l'ho utilizzato un po' abbondantemente, proprio come vi dicevo prima, vaporizzato in generale così su tutto il corpo, sui vestiti, quindi non solo come deodorante sotto le ascelle, ma un po' in tutt'uno, ecco. Sempre in previsione della vacanza, io quasi quasi ho detto, ma non me lo porto il deodorante, poi ho detto, ma io non posso stare in giro così 40 gradi all'ombra senza deodorante, va a finire che arrivo a fine vacanza che veramente... cioè a fine giornata perché sembro non lo so, odore di stalla, non mi sembrava il caso, quindi ho pensato prendiamone uno di quelli roll-on che sono più piccolini e vediamo insomma come sono, magari mi trovo bene anche con questo e insomma faccio una bella scoperta magari anche con questo, ecco. Sono di quelli appunto fatti così, io non li amo particolarmente perché non lo so, però preferisco gli spray, però lo spray è sempre grande, per cui mi sono buttata su questo. Profumo di fiori, 50 ml, senza alluminio, durata 24 ore. Come ho sentito in più recensioni, e io ve lo confermo, almeno per quanto riguarda gli spray, di questo non ve lo so dire, la durata non è assolutamente le 24 ore. Quelli che durano di più sono quelli che hanno scritto 48 ore, io non li trovo mai, cioè non ne ho ancora trovato uno che abbia scritto 48 ore, sempre 24, però per me è un po' una fuffa, cioè questa cosa non è vera, li gradisco, quell'altra versione, come vi dicevo, come vi ho detto più volte, proprio da spruzzare così, questo però non è che me lo posso spruzzare sul corpo, quindi questo è un deodorante, quindi deve fare bene il suo lavoro. Se sugli altri potevo passare sopra al fatto che magari non durasse così tanto e insomma appunto che non durasse così tanto, il fatto che hanno delle buone profumazioni da usare proprio così mi ci faceva passare sopra. In questo caso no, deve essere e fare bene il suo lavoro, quindi non mi deve fare puzzare, ecco, diciamola tutta, oltre che possibilmente profumare un po'. Questo fiori generico, il prezzo, andiamo a vedere, questo è sempre Balea, vabbè l'avevate visto, Balea Deo Roll-On Paradiso, sì, beh sapete che sforzo, 0,79. I prezzi erano sbagliati perché io avevo letto un euro qualcosa, invece no, 0,79, meglio ancora, ecco, sappiamo quello che abbiamo speso, per 50 ml direi che va più che bene, a maggior ragione. Poi ho preso un prodotto, ne ho già un'altra, però non volevo utilizzarla, infatti è ancora lì dal primo haul in tonsta, perché avendone solo una... avevo il timore, non volevo assolutamente utilizzarla perché poi mi piace, finisce, non voglio, sono un po' malata, vabbè. E quindi ho preso un'altra mousse doccia. Mi piace proprio l'idea delle mousse, quindi mi ha ispirato, poi con questi packaging, con questi fiori, queste cose qua, quando li vedi lì dici no, la voglio. E infatti è venuto a casa con me. Balea mousse doccia al profumo di fiori di tiare e latte di cocco, 200 ml per tutti i tipi di pelle. Agitare bene prima dell'uso, questo stavolta a scadenza 2020, pagato. Poi, ultimi prodottini, cosa abbiamo preso? Ho preso un deodorante, sapete... Dio sapete, sì, ne ho, praticamente ogni volta che sono andata più o meno ho comprato un deodorante. Ho preso sempre quelli spray, uno per esempio l'ho già finito, perché comunque lo, secondo me non durano tantissimo, c'è da dirlo, costano poco ma non durano tanto. Io l'ho utilizzato un po' abbondantemente, proprio come vi dicevo prima, vaporizzato in generale così su tutto il corpo, sui vestiti, quindi non solo come deodorante sotto le ascelle, ma un po' in tutt'uno, ecco. Sempre in previsione della vacanza, io quasi quasi ho detto, ma non me lo porto il deodorante, poi ho detto, ma io non posso stare in giro così
40 gradi all'ombra senza deodorante. Va a finire che arrivo a fine vacanza che veramente, cioè a fine giornata, perché sembro, non lo so, odore di stalla. Non mi sembrava il caso. Quindi ho pensato, prendiamone uno di quelli roll-on che sono più piccolini e vediamo insomma come sono. Magari mi trovo bene anche con questo e insomma faccio una bella scoperta magari anche con questo, ecco. Sono di quelli appunto fatti così, io non li amo particolarmente perché non lo so, però preferisco gli spray, però lo spray è sempre grande, per cui mi sono buttata su questo. Profumo di fiore, 50 ml, senza alluminio, durata 24 ore. Come ho sentito in più recensioni, e io ve lo confermo, almeno per quanto riguarda gli spray, di questo non ve lo so dire, la durata non è assolutamente le 24 ore. Quelli che durano di più sono quelli che hanno scritto 48 ore. Io non li trovo mai, cioè non ne ho ancora trovato uno che abbia scritto 48 ore, sempre 24. Però per me è un po' una fuffa, cioè questa cosa non è vera. Li gradisco, quell'altra versione, come vi dicevo, come vi ho detto più volte, proprio da spruzzare così. Questo però non è che me lo posso spruzzare sul corpo, quindi questo è un deodorante, quindi deve fare bene il suo lavoro. Se sugli altri potevo passare sopra al fatto che magari non durasse così tanto e insomma appunto che non durasse così tanto, il fatto che hanno delle buone profumazioni da usare proprio così mi ci faceva passare sopra. In questo caso no, deve essere e fare bene il suo lavoro, quindi non mi deve fare puzzare, ecco, diciamola tutta, oltre che possibilmente profumare un po'. Questo fiori generico, il prezzo, andiamo a vedere, questo è sempre Balea, vabbè, l'avevate visto. Balea Deo Rolon Paradiso. Sì. Beh, sapete che sforzo? 0,79. I prezzi erano sbagliati perché io avevo letto un euro qualcosa. Invece no, 0,79. Meglio ancora. Ecco, sappiamo quello che abbiamo speso. Per 50 ml direi che va più che bene. Oh, ma c'è ragione. Poi ho preso un prodotto. Ne ho già un'altra, però non volevo utilizzarla. Infatti è ancora lì dal primo haul in tonsta perché avendone solo una. Avevo il timore, non volevo assolutamente utilizzarla perché poi mi piace, finisce, non voglio, sono un po' malata, vabbè. E quindi ho preso un'altra mousse doccia. Mi piace proprio l'idea delle mousse, quindi mi ha ispirato. Poi con questi packaging, con questi fiori, queste cose qua, quando li vedi lì dici no, la voglio. E infatti è venuto a casa con me. Balea mousse doccia al profumo di fiori di tiare e latte di cocco, 200 ml per tutti i tipi di pelle. Agitare bene prima dell'uso, bababababa. Questo stavolta a scadenza 2020, pagato. Fondo era il primo, Balea doccia schiuma, lì, sì, mousse doccia, vabbè. Fior di tiare 200 ml, quindi è lui, 1,99 euro, si può fare. Poi ho preso due Diciamo. prodottini capelli. Uno di questo marchio che non conosco, venduto, sempre venduto DM, sempre linea DM perché vedo che è marchiato qua DM, non so se vedete. Qui mi ha attirato prima di tutto il packaging. Di questi tra l'altro c'erano shampoo, c'erano balsami, c'era lo shampoo antigiallo, maschera antigiallo, c'erano tantissime cose. Però calcolate che era proprio l'ultimo scaffale, quindi una volta arrivata lì ho detto mio Dio, era anche tardi, dovevo decidermi, darmi una mossa e quindi ho optato per questo, perché cercavo un olio per capelli, perché quello che sto usando della Fructis mi sta finendo, per cui volevo un sostituto, perché anche l'altro spray che non mi è piaciuto, tra l'altro Balea, di cui vi parlerò poi nei prodotti finiti, anche quello è finito, è durato pochissimo, è finito subito, in più non mi è piaciuto, quindi bocciato, uno dei pochi prodotti bocciati, ve ne parlerò. Allora, allo stand di Alverde ho visto questo, che era anche questo addocchiavo da un po', e anche un'altra variante con degli altri ingredienti, e avevo in mano tutte e due, quindi avevo deciso di acquistare sia questa che quell'altra. Prima in realtà avevo preso quell'altra, perché poi lì dipende dove li trovi, no? Non è che hai tutto bene diviso e quindi è un po' difficile. Comunque, ho
Ho preso la prima, che adesso non mi ricordo neanche che variante fosse, aveva dei semi, qua c'è la passiflora, quello blu, non lo so, non mi ricordo cosa c'aveva. Questo è per esempio trattamento idratante bifasico spray per capelli al fiore della passione e al riso, 150 ml, per capelli secchi e rovinati, senza silicone, bla bla bla. Quello invece era per capelli spenti e secchi, una roba del. Boh, insomma, comunque qualcosa che poteva andare bene comunque per i miei capelli in questo momento, per cui avevo preso quello. Poi quando ho girato e sono andata nell'altro stand dove c'erano gli altri prodotti al verde, ho visto questo, ho detto ma quale prendo? Poi ho visto il prezzo che ora vi dico. Al verde spray capelli 2,79 euro e 150 ml, ho detto però sai, anche l'altro Fructis alla fine avevo pagato più o meno quella cifra. È comunque difficile trovare spray per i capelli economici, perché anche l'altro giorno comunque guardando l'eticità li ho fatti passare tutti, non ce n'era uno che costava come dicevo io, infatti alla fine non l'ho preso per questo motivo, perché non mi sembrava adeguati i prezzi, cioè non volevo spendere 6 euro, minimo era 6 euro e non mi andava sinceramente, e allora ho sorvolato, ho detto andrò al DM, andiamo a vedere cosa ce l'ha, perché mi ricordavo che c'era questo qui che costava meno. E quindi appunto ho preso questo e ho scelto anche questo anche perché questo è bifasico, quindi ha una componente oleosa più idratante, mentre l'altro mi sembrava solo acqua, cioè non c'era scritto che era bifasico, quindi ho optato per questo. Poi appunto arrivata all'ultimo scaffale ho visto anche questo, di questo del marchio Langar Magdenchen, che non so cosa sia. Olio trattamento intensivo per capelli, sempre 150 ml, con olio di cocco ed olio di buriti, che non so cosa sia. Non appesantisce la chioma, effetto anticrespo, rende i capelli luminosi, protegge dal calore del phon e migliora la pettinabilità. Mi sembrava fantastico, mi sembrava proprio quello che volevo. Mi piaceva tantissimo anche il packaging perché guardate com'è elegante anche da tenere esposto così nel bagno, molto molto carino. E quindi ho deciso di acquistarlo. E questo viene. Ah, viene un po' di più. Non me ne ero accorta. Viene 4,95 euro. Quindi 4,95 contro i 2,79. È per quello che alla fine ho deciso. Probabilmente mi sono resa conto lì e quindi ho detto però questo lo voglio assolutamente. Di quegli altri due non li prendo tutti e due, che mi sembra proprio una cosa esagerata. E quindi ne ho lasciato giù uno e ho ottenuto questo e mi sono presa questo. Però ho grandi aspettative per questo prodotto. E non è un prezzo eccessivo comunque perché comunque sono. Sì, 4,99 euro, 5 euro. Io però mi fermo lì, cioè nel senso non voglio andare oltre con i prezzi. Poi, ultimi due prodotti, sono sempre di Alverde e anche questi li addocchiavo da un po' in realtà. Anzi, in realtà uno, l'altro è stato un impeto del momento. E quello che è un po' che addocchiavo è l'olio viso alla rosa selvatica. Ne ho sentito parlare bene da diverse persone in diversi video. È un olietto appunto per il viso che si applica appunto sulla pelle pulita, viso umido, vabbè, lo sappiamo. Le proprietà di quest'olio dovrebbero essere quelle di andare a lenire la pelle, attenuare anche i rossori, oltre che ovviamente idratarlo. Trockenhaut, infatti, dovrebbe voler dire pelle secca. Io non ho una pelle secca, questo è poco ma sicuro, ma ho parecchie macchie, sì, un po' di rosacea, diciamo. Tant'è che infatti avevo preso, che ho ancora qui e che aspetta di essere provata per l'inverno, la cremina mini size a trattamento giorno alla rosa selvatica. Della stessa appunto linea, però non avevo preso quella grande perché sapevo che era per pelli secche, per cui volevo provarla come trattamento notturno, ma non volevo prenderla grande, quindi l'ho presa così, sempre così piccina. Questa
Questo qui però è un olio, quindi è una cosa un pochettino diversa. Gli oli hanno tante proprietà. È vero che magari vanno meglio per le pelli secche perché vanno a zanzare il cazzo, vanno a idratare, nutrire di più la pelle, però è anche vero che hanno talmente tante di quelle proprietà che comunque si possono magari miscelare proprio una goccia a una crema per dire che può essere veramente d'aiuto. Adesso mi informerò bene anche su tutte le varie proprietà e gli utilizzi che si possono fare di questo olietto, ma mi ispirava un sacco e quindi l'ho voluto acquistare, anche perché veramente ne ho sentito parlare bene, bene, bene. Quindi magari anche nei periodi invernali in cui fa più freddo, che ho certi punti del viso più secchi, magari posso tentare di utilizzarlo anche soltanto in quei punti. E adoro gli oli, cioè mi attirano proprio, anche se appunto ho una pelle che potrebbe non apprezzarli tutti, non tutti alla stessa maniera. Ci sono comunque degli oli, come per esempio il Pink Lotus di Kadee, che sto utilizzando in questo momento, che per me è favoloso. E la mia pelle lo ama, lo sento che quando la metto è proprio contenta. E quindi spero che anche questo sia ottimo e che possa fare, insomma, al caso mio, nonostante sia appunto per pelli secche. Male che vada, lo regalerò a mia madre, che invece ha la pelle un po' più secca. Olio viso alla rosa selvatica, 15 ml, dermatologicamente testata. Non parla di caratteristiche. Ovviamente non è un olio puro, ma ha tutta una serie di cose all'interno, c'è cioè un mix di oli, e il prezzo, ve lo dico subito, 3,59 € per 15 ml, per essere un olio va più che bene, perché sapete che gli oli si trovano a prezzi veramente esorbitanti, la rosa poi, ciao. Per cui sono molto contenta, scadenza sempre 2020. Ultimo prodotto, poi ce l'abbiamo fatta, sempre di Alverde. Ho voluto provare questa. Allora, questa è praticamente una maschera crema, nel senso che si può utilizzare sia come maschera notturna che come crema. Ed è di una linea di cui c'era anche la CC Cream, di cui anche lì ho sentito meraviglie, perché sembra che faccia tutto lei. Però io non sono un amante delle creme colorate, a meno che sono certa, certissima, che siano adatte al mio tipo di pelle, quindi per pelle mista grassa e che quindi siano super opache, altrimenti qualsiasi tipo di BB cream per me no. Quindi ho tralasciato, mi piaceva come idea, come ingrediente, perché praticamente l'ingrediente principale è il fiore di porcellana. E vuoi non comprare una crema con dentro fiori di porcellana? No, sia mai. Al posto della BB Cream, della CC Cream, ho optato per questa qui, che dice colorito perfetto 2 in 1, crema notte e maschera. Colorito perfetto mi fa sperare bene, perché i miei problemi principali sono con la pelle un po' impura, quindi con certe a volte imperfezioni che si luccida. I pori dilatati dovuti allo stesso identico problema, ma anche la pelle che si macchia facilmente, che si arrossa sulla zona delle guance, diventa sensibile, magari escono anche dei capillari. Quindi una schifezza. E dice, quindi 2 in 1 crema notte maschera 50 ml con estratto di fiori di porcellana, la Oria lacunosa, oli di avocado, mandorla, oliva e girasole, burro di karité biologico ed un complesso di carboidrati. Combatti i segni di stanchezza, rinforza le difese cutanee ed idrata la pelle. Utilizzo la sera dopo la detersione, applicare la crema sul viso, collo e décolleté. Come maschera, utilizzare una quantità maggiore di crema e lasciarla agire per tutta la notte. Massaggiare gli eventuali residui di maschera. Usare preferibilmente entro, vabbè, anche questa. Dov'è? No, questa di prima, 12 2019, però hai voglia, anche perché sono 50 ml, non è che. E questa, l'ultimo prodotto, vediamo se lo trovo, l'abbiamo pagata, dov'è? Eccola qui, 4,99 non è, cioè nel senso, rispetto alle prime volte che avevo preso proprio cose super low cost, di cui praticamente come si dice, il pezzo medio costava 1,20 € facendo il calcolo, ve l'avevo detto nel primo video, che avevo preso proprio tutte cose super economiche.
avevo speso tanto, ma avevo portato a casa due borse di roba e veramente facendo la media dello scontrino dei pezzi veniva 1,20 euro neanche al pezzo. Per cui voglio dire, questa volta cioè, ho cambiato un pochettino prodotti, ho alzato anche un pochettino il target, diciamo così, degli acquisti, calcolando che sono comunque sempre cose, soprattutto al verde, con ottimi ingredienti, certificati, vegan, cazzi mazzi. Non so che tipo di certificazioni hanno, perché poi sono prodotti stranieri, però sono tutti buoni prodotti. E la confezione è appunto questa qui. Eccola qua. Io credo che la userò prevalentemente come maschera, quindi più che come crema notturna, proprio come, sì, come maschera notturna, quindi da alternare a qualcos'altro. Anche se, ovviamente dipende da come sarà sulla mia pelle, perché se la sento grassa, bella untuosa, di quelle lì che proprio puoi mettere solo di notte, la userò appunto così. Se vedo che magari invece è un qualcosa di sopportabile, di portabile, che si asciuga bene tutto quanto, magari proprio come crema in generale, sì, anche se appunto io credo che la utilizzerò più come maschera. Alla fine crema notte, cioè nel senso, maschera o crema notturna, crema notte, la maschera è comunque una maschera notturna, quindi la metti sempre la sera, ma nel senso che non la userò come singola e specifica sola crema notte per tutti i giorni. Quello era il senso, non mi sono più spiegata molto bene, ma ormai si è fatta una certa, capite bene che inizio a essere stanchina anche io. E nulla, quindi questo era tutto. Quindi un bel po' di roba anche questa volta. Non so quanto sarà durato il video, forse una mezz'ora o più, sì, credo proprio di più. Poi con tutti i vari stop vari, niente. Adesso vado subito a prendermi cura del mio cucciolino che non sta bene e quindi pasta in bianco, meglio io la condisco col sugo e a lui gliela faccio in bianco. E niente, per oggi è tutto, direi. Io veramente devo legarmi le mani, andare in giro senza il portafoglio e non entrare più in nessuno di questi posti, ma neanche perché poi c'è il telefono, quindi Google per esempio è un bastardo. Perché se io cerco una cosa e vede che io sono in fissa per una cosa, me la ripropone di continuo da tutte le parti. Cioè io non posso entrare in internet che zac, mi butta lì qualcosa di bio, la cremina, il rosa, l'idro. Tutto mi fa vedere e mi invoglio ovviamente l'acquisto. Sono furbi. Vabbè, niente, questo era tutto. Io vi saluto, vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao ciao!